Just one more minute for Italian radio. Yeah. You have a very good feeling with Italy. Yes, of course I have a good feeling with Italy, yes. Lei ha detto prima di essere stato interessato e molto vicino all'acquisizione di AS Roma, ma cosa è andato storto? Come mai nel momento in cui eravate vicini? We were very close to purchasing Roma, the football team. But what went wrong? Why? Because we were, I explained already. We were in a single discussion. Stavamo facendo una trattativa uno a uno. So we gave our offer. Abbiamo presentato la nostra offerta, l'abbiamo resa nota. And they say okay for the offer first. E hanno detto ok all'offerta in un primo momento. They say no, we must make a process. E poi invece hanno cambiato idea, hanno detto no, adesso attuiamo un processo più ampio. But our price was known to everyone. Ma purtroppo il nostro prezzo era già noto a tutti. E come mai loro hanno voluto aprire un processo di vendita malgrado ci fosse l'offerta di Mr. Savini? Why did they decide to do that? No, I think it's not my mistake. Comunque la colpa non è nostra, non siamo noi a avere sbagliato. An offer the first time we were talking to the bank on our own. There was no many people and like that, and they started the discussion, and we were very near to come to a conclusion. Then the bank decided to start the process and then ask everybody else to participate, and this was after we had made our offer, so our offer was already known. So we felt this is not a good approach. And now we understand they are having another buyer, and we believe it's best for us right now to stay as a sponsor only, you know. Inizialmente abbiamo parlato da soli con la banca ed è iniziata una trattativa ed eravamo veramente a un passo dalla chiusura. Poi però Unicredit ha deciso di iniziare un processo di vendita anche con altri interlocutori. E questo dopo che noi abbiamo presentato la nostra offerta, che quindi a quel punto era nota a tutti. Questo atteggiamento non ci è piaciuto, non è stato un buon atteggiamento nei nostri confronti. Sappiamo che ora ci sono altri compratori e riteniamo che per il momento sia il caso di rimanere come sponsor con Wind. È vero che adesso è interessato all'acquisizione della Fiorentina? No, I am pro Roma club, so I will not change even if the ownership of the club change. I hope my colleagues here will not change our position. We are very proud of the sponsorship with the Roma team. My son is also very proud of the Roma team, and Mr. Bishara also. So it's not true at all. No, non c'è niente di vero. Io tifo per la Roma e non cambio anche se ci sarà una nuova proprietà. Spero che anche i miei colleghi, i miei partner non cambino idea in merito alla nostra sponsorizzazione, perché noi siamo molto orgogliosi di essere lo sponsor della Roma. Poi c'è mio figlio che è un grande tifoso della Roma, così come Mr. Bishara, perciò non c'è niente di vero nella trattativa con la Fiorentina.